Voglio dire che dobbiamo fare sul serio, a parte che ci dobbiamo convertire e fare un cammino di conversione, dobbiamo vivere la vita nello spirito, e cioè lasciarci vivere e guidare dallo Spirito Santo. Non è facile, bisogna rinunciare al proprio io, lasciare che lo Spirito di Gesù sia la nostra guida. Sono parole belle, parole così altisonanti, però debbono trovare così adempimento in noi. Io vorrei un po' esaminare qual è il tenore della nostra vita. Pregato o non pregato? Cominciamo di qua. Quando vi alzate al mattino, invocate lo Spirito Santo ogni mattina. Avete qualche minuto, diciamo, qualche spazio durante la giornata in cui vi mettete in silenzio a pensare al Signore e lasciare che il Signore vi parli? Date qualche spazio alla lettura della Bibbia ogni giorno, ma soprattutto vi confessate spesso. Vi comunicate quasi ogni giorno. Sono domande che bisogna fare. Scorrete la corona in mano, qualche Ave Maria, qualche postino di rosario. È la vita di preghiera, è il comportamento verso il prossimo, come non voglio fare esame di coscienza, però abbiamo noi l'obbligo di camminare nella via della santità. Attendete alla vostra santificazione, è un bellissimo testo della lettera di Tessalonicesi, senza la quale non c'è salvezza. Per cui attendete all'opera della vostra santificazione, senza la quale non c'è salvezza. Cioè noi siamo impegnati ogni giorno a santificarci, ogni giorno di più. E come è scritto, chi è santo si santifica ancora di più. Ci vuole questo impegno, e soprattutto nella vita di relazione, perché tante volte noi ceriamo dentro di noi rancori, asti, pregiudizi, e non abbiamo il cuore libero. Sono tutte cose che interessano la vita nello spirito. E cioè, questo significa fare sul serio, un po' compromettersi con Cristo, Signore, e stare allegre, avere la gioia. Ma la gioia si ha quando si sta in buoni rapporti con Dio e con il prossimo. Noi vediamo a che punto siamo. A che punto siamo? Vediamo. Fate i gruppetti e vediamo. Bene, poi qualche giorno vedremo come vanno i cenacoli. Alleluia.